Allora, benvenuti a questo secondo incontro qui al Salone Estense per una conferenza del nostro Giuseppe Piccinotti, socio da tanto tempo dell'associazione, laureato in fisica tanti anni fa, ma sempre con una passione per la storia della fisica e i personaggi che l'hanno caratterizzata, personaggi importanti di cui in anni successivi ci hai raccontato non solo le vicende personali e i grandi contributi alla scienza, ma anche il contesto storico, economico, geopolitico in cui questi personaggi si inseriscono. Questo è un elemento di grande interesse. E stasera parlerà di Paul Dirac, che è uno scienziato molto particolare e che, devo dire, ogni studente bravo di meccanica quantistica in fisica incontra, perché prima o poi va a prendere il bellissimo manuale che ha scritto, che è un esempio straordinario di lucidità e di precisione, così per come le cose sono presentate. Sono stati messi poi all'esterno, fuori, quando uscite, i programmi, per chi ancora non li avesse, delle nostre manifestazioni. Questo è l'ultimo incontro che abbiamo qui, prima dell'estate. Questi poi riprenderanno in settembre, mentre ancora avremo la possibilità di ritrovarci domenica 12 giugno in osservatorio per una passeggiata boschi e prati magri, quindi sarà un percorso così nel verde. Purtroppo non è lo stesso verde che avevamo qualche anno fa, insomma tutti sapete cosa è successo a Campo dei Fiori. Direi di prenotarvi però presso il numero della segreteria, perché abbiamo avviati ormai anche i lavori di rammodernamento, sistemazione dell'osservatorio, cioè il Comune di Varese finalmente ci finanzia la ricopertura del tetto dell'osservatorio, che comunque è un edificio del Comune, e noi poi con un finanziamento Interreg riusciremo anche a migliorare le strutture interne. Però questi cantieri, insomma, fanno sì che è meglio, insomma, sapere quante persone ci sono e quindi prenotarvi. Questo è un incontro. L'altro incontro invece sarà a Sacromonte. Osserviamo la Luna. È venerdì 8 luglio. Vabbè, poi l'avete nel volantino, alle 21. Va bene, detto questo, ecco, ringrazio anche il Comune di Varese che ci lascia sempre questa possibilità di ritrovarci in questo luogo bellissimo. E lascio la parola a Giuseppe. Grazie. Allora, complimenti per il vostro coraggio, perché Dirac non è un caso semplice. Io farò il possibile, tenuto conto che quelli di voi ne conosco che sono giovani fisici o anche un filo meno giovani, ma veramente fisici, forse troveranno banalizzato la maniera con cui io racconterò certe cose, e quelli che fisici non sono troveranno invece insormontabili le difficoltà che io gli porrò davanti. Però siamo qui per divertirci e lo spirito è questo. Quel signore è Dirac, queste parole chiave, laconico, parlava pochissimo, esteta, lui derivava le leggi della fisica da pura estetica matematica, poi lo vedremo in maggiore dettaglio, è una cosa praticamente incredibile, e primo teorizzatore dell'antimateria. Dall'equazione di Dirac, lui, interpretandola, scoprì l'antimateria dal punto di vista teorico prima che fosse scoperta sperimentalmente. Come diceva Luca Molinari prima, negli anni passati vi ho portato attraverso questi personaggi importantissimi, tutti coinvolti nei programmi nucleari bellici dei loro paesi. Questo è servito per dare una prospettiva storica, ma anche politica, economica, culturale, dei rispettivi paesi, quindi Oppenheimer gli Stati Uniti, Sakharov l'Unione Sovietica, Heisenberg la Germania, Fermi sia l'Italia che gli Stati Uniti, Teller l'Ungheria, gli Stati Uniti, ma soprattutto poi molto più avanti, perché Teller ha avuto una vita lunghissima e quindi è andato, praticamente è morto 95enne nei primi anni 2000, e quindi attraverso una visione diversa della cultura americana. Dirac, Paul Adrien Maurice Dirac, nato nel 1902, praticamente più o meno come tutti questi tranne Sakharov. Sakharov è molto più giovane, è nato 20 anni dopo.
È nato svizzero in Gran Bretagna, a Bristol, poi lo vedremo. Nato svizzero perché suo padre era svizzero e non aveva mai chiesto la cittadinanza britannica. Quando suo padre ha preso la cittadinanza britannica, anche lui è diventato britannico nel 1919. Teorico assolutamente puro, Nobel per la fisica nel 1933, e dicevo estraneo a coinvolgimenti bellici, con una personalità stranissima, veramente, estremamente riservata, ma anche in certi casi molto diretto in quello che diceva, come vedremo. Fonte di molti aneddoti, ve ne segnalerò qualcuno, ve li dirò man mano che incontriamo il periodo in cui quello accade o il luogo in cui quello accadde. Però non dobbiamo banalizzarlo negli aneddoti, perché gli aneddoti a volte possono anche apparire un po' ridicoli, ma un po' strano, un po' quello che si dice di tanti geni, più che umano, men che umano. No, è una persona con una dirittura morale molto, molto, direi, ferrea e molto serio, anche se poi questo suo candore in certe espressioni può avere lasciato strane impressioni. Come dicevamo, il suo contributo massimo alla fisica fu quella cosa che si chiama l'equazione di Dirac. Bisogna dire Dirac perché è svizzero-francese, ma tutti dicono Dirac e quindi anche a me ormai è rimasto in mente così. L'equazione di Dirac è la prima formulazione della meccanica quantistica coerente con la teoria della relatività ristretta di Einstein. Poi faremo un flash dell'una e dell'altra cosa. E dall'interpretazione di questa equazione lui capì l'esistenza dell'antimateria. Com'è organizzata la presentazione? C'è un primo capitolo in cui ci togliamo fuori il dente di dire alcune cose di fisica moderna. 1900-1923. Perché 1900 è molto facile, perché è l'anno della quantizzazione di Planck, come vedremo. Il 1923 invece non è un anno, niente di speciale, successo in meccanica quantistica nel 1923. Però nel 1923 è l'anno in cui Dirac andò a Cambridge. Vedremo che nei primi 21 anni della sua vita pareva proprio che non sarebbe mai diventato fisico, certamente non un fisico di questa portata. Però nel 23 lui va a Cambridge e poi succedono delle cose importantissime. Quindi parleremo di questi pietre miliari di fisica moderna nei 23 anni del 1923. Non è una cosa molto lunga. Poi invece entriamo nel cuore con la personalità, l'approccio scientifico e le convinzioni di Dirac, che sono una sintesi di quello che lui era. E poi invece la parte, chiamiamola lunga, è la sua vita e la sua scienza. Questo è il capitolo centrale. E poi conclusioni. Cominciamo da qui. All'inizio del XX secolo i fisici pensavano che non ci fosse più niente da scoprire nella fisica. C'era la meccanica classica, allo zenith, che era stata inventata da Newton, XVII secolo, Lagrange, XVIII secolo, Hamilton, XIX secolo. E dall'elettromagnetismo di questi geni, Maxwell, Hertz, Lorentz, tutti del XIX secolo. La materia, i moti, la radiazione elettromagnetica erano tutti fenomeni continui e deterministici. C'erano però alcuni problemi aperti. La distribuzione dell'energia della radiazione emessa da un corpo riscaldato in equilibrio termodinamico non si riusciva a spiegarla. E poi c'era una roba molto strana, questa è tecnica purtroppo, l'equazione di Maxwell, queste robe qui bellissime che in quali era chiuso l'intero elettromagnetismo, è inutile leggerle, non sono invarianti per una trasformazione di Galileo. La trasformazione di Galileo è una cosa molto banale e molto ovvia, è come appare un certo fenomeno trasportandosi da, come lo vede, vedo io che sto fermo, rispetto a un osservatore che si muove di moto rettilineo uniforme in una data direzione. Ecco, il fatto che non sia invariante vorrebbe dire come se la fisica è diversa se è guardata da uno fermo e da uno che si muove. Ma è una cosa assurda che non sta né in cielo né in terra, cioè è una follia pensare che la fisica sia così. Però non si riusciva a fare quadrare. In realtà Lorentz, in maniera puramente matematica, aveva trovato delle trasformazioni che rendevano invarianti le equazioni di Maxwell. Beh, dalla risoluzione del primo problema,
nacque la quantizzazione, dalla risoluzione del secondo problema nacque la relatività ristretta, dei due nacque la fisica moderna. E adesso vediamo questi milestones, queste pietre miliari. 1900, Planck, che prese il Nobel nel 1918, quantizza la luce per spiegare l'emissione da un corpo riscaldato. Cioè lui scopre, anche se non gli piaceva perché era una persona molto classica e conservatore come mentalità, che bisogna supporre che la radiazione esista solo in quanti separati di energia. Assumendo questo, tutto quadra. 1900. 1905, Einstein, che tutti conoscono per la relatività, ma poi nello stesso anno, ma comunque fece questa importantissima scoperta, cioè lui spiega l'effetto fotoelettrico si spiega solo assumendo che la luce si comporti come un corpuscolo. Come onde elettromagnetiche non si riesce a spiegare l'effetto fotoelettrico, come corpuscolo si spiega bene. Quei colori che si vedono lì, che sono legati a energia e frequenza, ma non è il caso di spiegare. Però il punto fondamentale è che Einstein scopre la doppia natura della luce. La luce non è solo un'onda, ma è anche un corpuscolo, il fotone. 1913, l'atomo di Bohr. Bohr, danese, Nobel 1922, dice: gli atomi esistono solo in stati di energia separati, quantizzati. No, un atomo non può avere qualunque stato energetico che vuole, solo alcuni che vanno a gradini. Come se andando in automobile uno può andare solo a 20 all'ora, poi a 40, poi a 50, poi a 55, ma non in mezzo. Gli elettroni girano intorno al nucleo e le orbite elettroniche quantizzate sono stazionarie. Quella più bassa è lo stato fondamentale. Bene, ci sarebbe un problema senza andare avanti. L'elettrone è una carica. Girare intorno a qualcosa su un percorso curvo è accelerato. Essendo accelerato perde energia, emette radiazione, cade sul nucleo, la materia non è stabile. Beh, allora Bohr fa un'altra assunzione fondamentale. In questi stati stazionari discreti gli elettroni non irradiano. Questo è completamente contrario all'elettromagnetismo classico. È solo un'ipotesi, cioè un'ipotesi, è un postulato, funziona benissimo. Gli elettroni emettono solo quando saltano da un'orbita ad un'altra. Se vanno dall'alto in basso emettono una radiazione, se invece saltano indietro, vanno verso energie più elevate, assorbono radiazione. La frequenza della luce emessa è data dalla differenza di energia diviso per la costante di Planck, quell'H che avete visto nella prima slide, e con questa maniera lui spiega la frequenza della luce emessa dagli atomi in casi semplici, l'atomo di idrogeno, la serie di Balmer. E abbiamo finito i tre grandi milestone del 1900 al 1923, l'ultimo è del 16. Poi c'è l'altra branca della fisica moderna, che è la relatività. Einstein nel 1905, lo stesso anno dell'effetto fotoelettrico, impone due principi fondamentali. Tutte le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Molto logico. Se ci pensiamo un attimo, chi ha fatto fisica certamente non può pensare che le leggi della fisica siano diverse passando da un sistema di riferimento inerziale ad un altro. E la seconda cosa, la luce nel vuoto ha la stessa velocità in tutti i sistemi di riferimento inerziali indipendentemente dalla velocità dell'osservatore o dalla velocità della sorgente di luce. Questo è controintuitivo, perché è ovvio, no? Il solito discorso: se il treno corre a 100 all'ora, io sono in una carrozza e corro a 20 all'ora dentro la carrozza, rispetto alla massicciata io vado a 120 all'ora se vado nella stessa direzione del treno, uno che mi osserva da fuori, o a 80 all'ora se vado nella direzione opposta. Benissimo, ma non è così per la luce. Cioè quando accendiamo i fari della nostra auto mentre andiamo a 130 all'ora, la luce non va a 300.000 km al secondo più 130 all'ora, va sempre a 300.000 km al secondo. E lo stesso vale per i razzi, per tutte le cose. E anche se prendiamo due fotoni e li spariamo l'uno contro l'altro, l'uno osserverà l'altro sempre a 300.000 km al secondo, non si sommano.
Questo, ripeto, è controintuitivo, ma gli esperimenti dicono così. Applicando queste due cose, con dell'algebra, in questo caso semplicissima, che cosa fa? Ottiene le trasformazioni di Lorentz da principi fisici invece che da artifici matematici. Le trasformazioni di Galileo sono queste, queste di Lorentz, sono ovviamente un po' più complicate. La trasformazione di Lorentz ci dice che il tempo, se ho misurato da osservatori in movimento l'uno rispetto all'altro, non è la stessa cosa. Gli orologi vanno a velocità diverse, ma proprio per natura, non è che vanno a velocità diverse perché, non lo so, le lancette sono influenzate dal movimento, è una cosa diversa, proprio intrinsecamente gli orologi atomici fanno queste cose qui, non necessariamente le lancette. E quindi si deve definire non più solo lo spazio, tre coordinate con il tempo che è fisso, ma si deve definire uno spazio, lo spazio-tempo tetradimensionale, che è caratteristico di tutta la relatività ristretta. Conseguentemente, andando avanti con queste cose, Einstein dimostra che la massa inerziale cresce con la velocità, quindi la massa di una particella, di un oggetto, tende all'infinito quando la velocità v dell'oggetto o della particella tende alla velocità della luce, per cui ci vorrebbe un'energia infinita per arrivare fino lì, e che massa ed energia possono trasformarsi l'una nell'altra con la famosissima equazione E uguale a mc quadro, cosa fondamentale, assolutamente. E poi c'è un altro milestone fondamentale, sempre da parte di Einstein, nell'ambito della relatività. Nel 1916 Einstein formula la relatività generale. La relatività generale non ha praticamente quasi niente a che vedere con quello di cui parliamo questa sera, ma l'occasione era troppo ghiotta, era meglio metterla per tutti voi. Però la relatività generale è la teoria della gravitazione attraverso la curvatura dello spazio-tempo. Quelle sono equazioni che apparentemente semplicissime, in realtà complicatissime, per via che sono dei tensori che esprimono la metrica e la curvatura dello spazio. Come dice John Wheeler, dice lo spazio-tempo dice alla materia come muoversi, la materia dice allo spazio-tempo come curvarsi. Nessuno è ancora riuscito a integrare la teoria della relatività generale con le altre, quindi con la forza gravitazionale, con le altre tre forze fondamentali che esistono nel mondo, l'elettromagnetica, la nucleare forte e la nucleare debole, che invece tutte e tre stanno bene insieme. E con ciò abbiamo assorbito praticamente i tre milestones della meccanica quantistica, diciamo fino al 23, in realtà fino al 16, i due grandi milestones della relatività ristretta, che ha molto a che vedere con Dirac, come vedremo, perché è la coerenza tra la relatività ristretta e la meccanica quantistica che porta all'equazione di Dirac, e poi un accenno, tanto per dire, per la realtà generale. E adesso ci divertiamo un po', perché cominciamo a conoscere Dirac. Qui lo vediamo durante tre fasi della sua vita, e parliamo della sua personalità, dell'approccio scientifico e delle sue convinzioni politiche e religiose. È una sintesi. Dirac divenne laconico, introverso, per sfuggire all'infelicità familiare. Non ebbe molta fortuna come bambino, come ragazzino, come ragazzo e così via. Questa famiglia apparentemente felice tale non era. La madre, il padre, la sorellina Elizabeth Betty, il fratello maggiore Felix, e questo è lui, Paul, nel 1907 aveva 5 anni. Il padre, questo signore apparentemente assolutamente bravo e svizzero francese, insegnante di francese, imponeva ai figli di parlargli solo in francese e puniva gli errori. Il piccolo Paul decise che era meglio non parlare proprio. Inoltre, sempre quel signore lì, di così bell'aspetto, eccetera, era avaro e dispotico, la vita familiare spiacevole, e così Paul, anche da adulto, cercò di minimizzare le sue presenze in famiglia. Idealmente non andarci mai. Se poi c'era, tornava nella sua stanza e si faceva i fatti suoi. La madre cercava di appoggiarsi un po' su di lui, con lettere anche appassionate, lui rispondeva con cartoline minime, ma non è che non le volesse bene, era un po' fatto così. E da adulto Paul giustificava i suoi silenzi
dicendo che c'è sempre più gente che ha voglia di parlare di quanta abbia voglia di ascoltare, quindi io preferisco ascoltare. L'approccio scientifico, mentre quella prima cosa era molto triste, questa cosa qui invece comincia a farci vedere la natura profonda di Dirac, quello che lo guidò sempre. Lui era convinto che le leggi dell'universo dovevano essere matematicamente belle. Poi questa cosa apparirà tante volte come concetto. Dice: una teoria con bellezza matematica è più probabile che sia corretta che una teoria brutta che però è in accordo con i dati sperimentali. Era veramente convinto di ciò. Inoltre lui non partiva mai da una raccolta di dati sperimentali da cui salire per induzione, quindi bottom up, a una teoria. Lui partiva da principi sommi, fondamentali, forse che vedeva solo lui, da cui dedurre top down i fatti, anticipandoli. Lavorò sempre da solo, per il suo carattere era inconcepibile lavorare in team, proprio non esisteva come suo modo di fare. La meccanica quantistica pone dei dilemmi filosofici di causalità per via dei concetti probabilistici, per via del principio di indeterminazione, poi li vedremo brevissimamente andando avanti. E questa cosa appassionò personaggi come Einstein, come Bohr, come Heisenberg, Born, fecero discussioni giorni e notti per mille occasioni, perché per loro era importantissimo. Ovviamente Einstein credeva nel concetto di causalità e non accettava il fatto che la meccanica quantistica lo trasformasse solo in un concetto probabilistico, e gli altri invece la difendevano. E Dirac? No, Dirac non interessava per nulla. E lui scrisse, per esempio, che l'interpretazione della meccanica quantistica è stata trattata da molti autori, ma io voglio trattare solo cose più fondamentali, non mi interessa. E aggiungeva ancora che la filosofia non serve, è solo un modo diverso per parlare di scoperte già fatte. Era un po' drastico, ma aveva le sue ragioni. Le idee politiche. E qui è un po' strano, no? Per una persona tanto introversa, tanto poco, però, benché lui non si fosse mai espresso su temi politici, in realtà lui aveva una sensibilità sociale che gli rendeva attraente il modello sovietico. Vedremo poi da come lo si fa a sapere questo. Come vedremo, da un'infinità di viaggi e di cose che fece in Unione Sovietica. Forse questo interesse gli venne da Kapitsa. Kapitsa era un fisico russo molto importante, che però lavorava a Cambridge negli anni 20, quando c'era anche Dirac. Diventarono molto amici, rimasero amici tutta la vita. Forse da questo gli venne questo interesse, perché poi lavorando a Cambridge non è che fosse così normale sapere tanto dell'Unione Sovietica o avere occasione di andarci. Dirac, come dicevo, si recò molte volte nell'Unione Sovietica di Stalin, fu amico di fisici russi importanti, pubblicò articoli specificatamente in riviste scientifiche sovietiche, perché Kapitsa diceva: no, ma non pubblicare sulle robe dell'Occidente, pubblica da noi. E fu eletto membro dell'Accademia Sovietica delle Scienze, come vedete da questo, l'Accademia Nauk dell'Unione Sovietica. Fu trattato sempre con tutti gli onori in Unione Sovietica, e forse per questo non ebbe modo di sapere che cosa succedeva nell'Unione Sovietica di Stalin. Però non si espresse mai contro il regime, nemmeno quando il regime criticò la fisica moderna, perché dovete pensare che il regime sovietico, ma anche nazista, criticarono la fisica moderna, i sovietici, perché dicevano che era contraria al materialismo dialettico. Che cosa vuol dire? Se qualcuno lo sa, lo dica. I nazisti perché ce l'avevano con la fisica ebrea, che era teorica, e molti, non tutti lo erano. Heisenberg non era per niente ebreo, Einstein lo era, Born lo era, tanti fisici erano ebrei, fisici teorici, e quindi il nazismo combatté la nuova fisica come una maniera per combattere gli ebrei. Comunque lui non si lamentò mai, nemmeno quando l'Unione Sovietica disse che il suo libro e la sua specifica fisica di Dirac era contraria al materialismo dialettico.
Peraltro, forza di andare nell'Unione Sovietica, si attirò le ire e i sospetti dell'FBI ed ebbe difficoltà ad andare negli Stati Uniti durante il McCarthyismo. Dirac è Dio. Dirac non era credente, perché Dio è un concetto vago che non consente prove. Però la sua posizione cambiò un po' nel tempo, un po', non magari tantissimo. All'inizio, nel 27, in un famoso incontro con Heisenberg e Pauli, dichiarò che Dio è un concetto primitivo, non necessario, salvo che per confortare le persone sfortunate col miraggio di ciò che avranno dopo la morte. Nel 63, però, tornato alla bellezza matematica, disse che, data la bellezza matematica delle leggi fisiche, questo vuol dire che Dio è certamente un matematico di massimo livello e che ha usato una matematica estremamente sofisticata nel costruire l'universo. E nel 71 poi disse questa cosa, che disse che se noi potessimo conoscere la probabilità che la vita in senso generale, la prima cellula, se sapessimo la probabilità che questo accada per caso, se tale probabilità è, tra virgolette, grande, non diciamo quanto è grande, lui non ha dato un numero su grande, allora Dio non è necessario. Ma se è estremamente piccola, in questo caso un numero l'ha dato, 1 contro 1 seguito da 100 zeri, allora Dio è necessario per fare nascere la vita. Vabbè, non è che si possa provare facilmente. Comunque, al di là di questo, nel 61 Dirac fu eletto nella Pontificia Accademia delle Scienze e nel 95, 11 anni dopo la sua morte, fu commemorato a Westminster Abbey, che è il cuore della Chiesa anglicana. Quindi in un certo senso vi ho già raccontato la fine, però adesso la ripercorriamo passo passo e ovviamente in certi momenti molto più in fretta, in certi momenti più approfonditamente. Allora, il titolo: Genio in formazione mantiene la rotta nonostante tutto, dal 1902 al 23, da 0 a 21 anni. Voi vedrete che in questi 21 anni lui fa cose meravigliose, ma se non ci fossero fatti esterni negativi, lui non sarebbe mai diventato un fisico. Va bene, nacque a Bristol l'8 agosto del 1902, infanzia infelice, chiuso nella sua immaginazione. Andò a scuola regolarmente a 5 anni, in Gran Bretagna si va a 5 anni, non fece amicizie, era bravo, già a 9 anni vince una borsa di studio che gli consente di andare avanti, perché il padre, avarissimo, avrebbe discusso anche del fatto di far studiare i figli spendendo soldi. Non era povero, non era ricco, però poteva permetterselo, ma non gli interessava. Era anche un bel bambino, forse, a vederlo così. E adesso qui andiamo alla scuola superiore, quindi 14, aveva 12 anni, 21, 19. Lui è bravissimo in geometria, matematica e in tutte le scienze. Sono gli anni della Grande Guerra e molti giovani più grandi di lui devono prepararsi per andare sotto le armi oppure per prepararsi a fare dei servizi civili e così via. Si aprono dei gap nelle classi e nella sua scuola, dunque, i bambini, i ragazzi bravi li mandano avanti. Lui è bravo e quindi lo mandano avanti e quindi si diploma con 2 anni di anticipo. A 16 anni inizia ingegneria, non fisica, non matematica. Lui oltretutto è un teorico, anche fin da bambino andava bene in tutto tranne che nel disegno e in calligrafia, robe che richiedevano l'uso delle mani. E in una università, ok, niente di speciale, questo Merchant Venturers Technical College a Bristol non è un'università particolarmente quotata, non è male, però è vicino a casa e non costa nulla perché ha dato una borsa di studio, il padre sempre pensa che è importante che non costi nulla. Ingegneria è troppo pratica, però vabbè, in ogni caso lui è bravissimo, si laurea a 19 anni in ingegneria elettrotecnica, primo in tutti gli esami, tranne uno. Però c'è grave disoccupazione, non trova lavoro, perché dopo la guerra in Gran Bretagna, finito lo sforzo bellico, quindi riduzioni di tutto, non c'è più da fare armi, non c'è lavoro. Lui è un ingegnere disoccupato. Che fa? Allora, c'è questo signore,
che è molto importante per la vita di Dirac. Era il rettore dell'Università di Bristol, Hassay, matematico e anche talent scout, cercatore di talenti per Cambridge. E Hassay dice, fai domanda per andare a Cambridge, che è la migliore università scientifica di Gran Bretagna. Oxford più letteraria, Cambridge più scientifica, più tecnica. Paul fa domanda al St. John's College, passa l'esame di ammissione, ottiene una borsa di studio di 70 sterline, 70 sterline a quei tempi erano soldi, ma non bastano per un anno a Cambridge. E suo padre, pur avendone i mezzi, dice no, io non ti do niente. Così Paul resta a Bristol disoccupato. Però c'è sempre Hassay. Hassay dice, senti, ma tu non puoi buttare via, sei così bravo, ti faccio studiare gratis matematica. Ma gli studi di matematica sono troppo facili, non bastano a riempirgli il tempo, allora Hassay se ne accorge e dice, senti, fai anche tutti i corsi di fisica che vuoi, tanto. Però a Bristol non c'è la fisica moderna, c'è un solo corso di relatività insegnata da un filosofo e nessun corso di quantistica. A 21 anni, due anni dopo, Paul si laurea in matematica con first class honors, come due anni prima in ingegneria. È ancora disoccupato. Sa poco di fisica moderna, gli piace la relatività di Einstein, ma poco l'atomo di Bohr. Perché sono tutti questi postulati di Bohr, non hanno una fondazione matematica come piacerebbe a Dirac. Eppure sogna di andare a Cambridge e di fare fisica moderna. E siamo arrivati al 23, a 21 anni, due lauree, disoccupato. E questi sono gli anni invece del miracolo, 23-28. Lui, quindi dai 21 ai 26 anni per lui. Va a Cambridge, diventa protagonista e sviluppa l'equazione di Dirac. 1 ottobre 23, Cambridge finalmente, a sé, sempre lui, gli trova una seconda borsa di studio che oltre ai 70 sterline della prima, c'è quanto basta per andare al St. John's, che è quel posto lì molto bello. I soldi sono giusto per i corsi, stare in vita, eccetera. Però lui è taciturno, solitario, ha bisogni minimi, non ha bisogno di niente di più. Com'è la vita a Cambridge? Ma la vita ai college è molto raffinata e formale in quegli anni. Gli studenti vengono da classi elevate, sono brillanti nella conversazione, hanno accenti perfetti, si vestono bene. Dire che è solitario, anche un accento sbagliato all'accento di Bristol, è isolato, però non se ne fa un problema, lavora intensamente, si concede solo la domenica libera per lunghe camminate. Però è eccezionale accademicamente e subito se ne accorge questo signore, Ralph Fowler, che è il suo, chiamiamo, relatore di tesi, supervisor del suo dottorato. A Cambridge, per la prima volta, Dirac entra in contatto con grandi fisici. Cioè, mentre altri grandi fisici tipo Heisenberg, che ha studiato a Monaco, a Göttingen, praticamente all'età di Dirac aveva già incontrato Einstein, aveva incontrato Bohr, lavorava con Born, aveva tutte queste grandissime possibilità, oltre che essere un genio a sua volta. No, Dirac non ha mai visto praticamente nessuno. Qui però diventa... sviluppa buone relazioni con le due stelle di Cambridge di allora. Uno è un astrofisico, Eddington, e l'altro è Rutherford, un premio Nobel sperimentalissimo, era un neozelandese, Rutherford. Ha fatto delle cose incredibili, dal punto di vista sperimentale essenzialmente. E poi diventa amico invece di due coetanei, o più o meno, che diventeranno pure premi Nobel, uno è Kapitsa, che vi ho già nominato forse per l'influenza sull'Unione Sovietica, e l'altro è Blackett, che prenderà il Nobel nel 1948. Tra l'altro Kapitsa aveva istituito un club a Cambridge, che si chiamava il Kapitsa Club, dove ogni settimana si tengono conferenze informali di fisica, e Dirac ne diventa membro. Adesso abbiamo ogni tanto degli stacchi su quello che avviene nella meccanica quantistica. Vi ricordate, dal 16 al 24 non è che non succeda niente, ma nel 24 succede una cosa molto importante. 16, vi ricordate l'atomo di Bohr? Adesso ogni tanto quando succedono le cose io le dico. Questo signore francese, De Broglie, Nobel 1929,
dimostra che gli elettroni possono essere interpretati come onde di materia quantizzate. È il simmetrico. Einstein aveva dimostrato che i fotoni, tipicamente una radiazione, cioè la radiazione non è solo un'onda ma è anche un corpuscolo. De Broglie dimostra che gli elettroni non sono solo corpuscoli ma sono anche onde di materie quantizzate con la condizione geometrica che un'onda stazionaria richiede che l'onda si richiuda su se stessa, non rotta come è lì, e quindi che il perimetro dell'orbita dell'elettrone sia un multiplo intero della sua lunghezza d'onda. Nel frattempo, un anno dopo, Dirac si assicura altri 3 anni a Cambridge, era dato nel 23. Il suo talento è noto e questi signori fanno in modo che lui abbia una scholarship triennale per Cambridge. Questo signore Jeans, che è un astronomo, Cunningham è un docente di relatività, e qui abbiamo addirittura Keynes, che è un famosissimo economista, ma che ha, come dire, ha aiutato per questa borsa di studio. Però nel frattempo c'è un grave lutto, il fratello, 25enne, si suicida. In questa famiglia disgraziata lui non ha retto, e ovviamente la madre vorrebbe che lui rientrasse a Bristol. Bristol tra l'altro gli offre un posto da assistant lecturer, assistente, professore di matematica, ma lui dice no, io resto a Cambridge. Succede un'altra cosa nel 25. Questi due giovani fisici, Uhlenbeck e Goldsmith, allievi di Ehrenfest, scoprono lo spin dell'elettrone. Lo spin lo possiamo interpretare, è una cosa quantistica, ma è una sorta di rotazione che può avere 2 direzioni, in su o in giù, più un mezzo, meno un mezzo, semi intero in multipli della costante di Planck diviso 2π greco. Sembra una banalità, non è una cosa importantissima, perché le particelle hanno lo spin e lo spin le divide in 2 grandi categorie, quelle con spin semi intero, cioè un mezzo, 3 mezzi, 5 mezzi, e quelli con spin intero, 0, 1, 2, che hanno dei comportamenti completamente diversi, come segue immediatamente dal fatto che questo signore Pauli, che prenderà il Nobel nel 1945, enuncia il principio di esclusione. 2 elettroni in un atomo non possono trovarsi nello stesso stato quantico, devono avere almeno un numero quantico diverso. I numeri quantici sono queste robe qui. Uno rappresenta l'energia, il momento angolare, il momento magnetico, e questo è il momento di spin. Questa roba qui spiega il riempimento degli orbitali e la stabilità a grande scala della materia. Si saprà in seguito che il principio di esclusione si applica a tutte le particelle con spin semi-intero. Ma voi dovete pensare che nel 1925 si conoscevano solo 2 particelle, l'elettrone e il protone. Neanche il neutrone si sapeva che esistesse nel 1925. Nel 1925 succede una cosa importante per Dirac. Per la prima volta incontra questi importantissimi personaggi. Bohr presenta a Cambridge la sua teoria il 13 maggio del 25 e poi la ripete al Kapitza Club con maggiore interazione. Bohr comunque un premio Nobel, una persona importantissima. Di lì a poco a Cambridge viene Heisenberg, il 28 di luglio, e parla solo al Kapitza Club. Questo ragazzino, che allora nel 25 aveva 24 anni, è Heisenberg, il fondatore della meccanica quantistica, come vedremo nella prossima slide. A settembre, sempre del 25, Heisenberg manda a Fowler, il relatore di tesi, supervisor dottorato di Dirac, un suo articolo, che poi è il primo che porterà alla meccanica matriciale di Heisenberg. Fowler passa le bozze a Dirac, dimmi tu cosa ne pensi. E Dirac non è impressionato, ma solo all'inizio. Peraltro l'articolo di Heisenberg è in tedesco, che era la lingua ufficiale della fisica in quegli anni, e Dirac conosceva molto poco il tedesco. Appunto, nel 25 Heisenberg, a 24 anni, formula la meccanica quantistica in modalità matriciale. Come lo fa? Si concentra sulle osservabili, non parla più delle orbite degli elettroni negli atomi, concetto dubbio e decisamente non osservabile, ma soltanto frequenza e intensità delle righe spettrali che sono osservabili.
senza farla troppo lunga, arriva a questa meravigliosa equazione dove H è l'hamiltoniana, l'energia, A è una qualunque variabile, quella strana cosa così si chiama commutatore, però essendo matrici non è una cosa così elementare come sembrerebbe, e vabbè, questa è la sua equazione, nasce la meccanica quantistica, proprio qui, non la quantizzazione, la meccanica quantistica nella formulazione matriciale. Prenderà il Nobel nel 1932 per questo. Più tardi, qualche settimana dopo, la teoria di Heisenberg fa scattare qualcosa nella mente di Dirac. Cioè, Dirac nota che il prodotto di certe osservabili è non commutativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che prendendo quella cosa lì, AB meno BA è diverso da 0. È come dire che 4 per 2 è diverso da 2 per 4. Ovviamente non è così per i numeri, ma per le matrici, sotto delle certe ipotesi, sì. Ma è una cosa molto strana, questa è un'algebra non commutativa che in fisica non era mai apparsa. Dirac intravede nella non commutatività un'analogia con questa roba qua, che si chiamano parentesi di Poisson, queste variabili sono incrociate, vedete, assomiglia un po' a sommate, un prodotto di matrice in un certo senso. E allora Dirac intuisce di poter derivare una teoria quantistica più generale di quella di Heisenberg a partire dalla meccanica classica, confrontando l'equazione di Heisenberg con l'equazione del moto di Hamilton, questo signore qua. Cose diverse, eh? Cioè bisogna essere Dirac per vedere al di là dell'apparenza una vera somiglianza. Nel novembre del 25 Dirac comincia a pubblicare su una rivista importante, Proceedings della Royal Society, questo articolo che si chiama The Fundamental Equation of Quantum Mechanics. Il titolo è un po' altisonante per essere uno studente, ma lui ha sempre detto che lui si occupa solo di cose molto importanti, mai di problemini in fondo a sinistra. Heisenberg legge l'articolo e dice: ma che bello, però caro Dirac, ti faccio notare che noi a Göttingen, noi vuole dire Heisenberg, Born, Pauli e Jordan, abbiamo già trovato molti dei tuoi risultati, però complimenti lo stesso. Dirac apprezza questi complimenti, cioè, comunque c'è un fatto, a Göttingen loro lavorano in un gruppo e sono molto affiatati e molto bravi, ma a Cambridge c'è molto individualismo, individualità, e poi Dirac personalmente non riesce neanche a pensare di lavorare con altri, quindi è anche un po' svantaggiato in questa competizione. Oltretutto lui è sempre silenzioso, e qui abbiamo il primo piccolo aneddoto: dato che lui tende a rispondere o non risponde proprio, dice solo sì e no, a Cambridge definiscono una nuova unità di misura, il Dirac, una parola all'ora. A lui andava bene così. A cavallo tra il 25 e il 26 questo signore Schrödinger formula la meccanica quantistica in modalità con un'equazione differenziale, non è più la maniera matriciale ma ondulatoria. C'è questa funzione d'onda, la psi, che è un po' il cuore di tutto, le soluzioni appunto sono onde stazionarie discrete che rappresentano uno stato stazionario con un'unica energia. Le due formulazioni, Heisenberg e Schrödinger, sono diverse ma equivalenti ed entrambe sono non relativistiche. Attenzione, né l'una né l'altra è coerente, compatibile con la relatività ristretta di Einstein. Questo non vuol dire che sono sbagliate, semplicemente non sono complete. Questo signore Born di Göttingen interpreta il significato della psi, ce la facciamo questo qui, questo integrale, no? Dà la probabilità di trovare il sistema fisico al tempo t tra i punti A e B, che sono questa variabile, ma A e B non sono punti, cioè sì, sono punti in uno spazio molto particolare con molte dimensioni. È una probabilità, non è una certezza, e quindi l'equazione di Schrödinger descrive la propagazione della probabilità, non della materia né di carica. Va bene. 1126, primo importante risultato di Dirac. Dirac usa il principio di esclusione di Pauli, quella cosa per cui un elettrone non può avere, cioè due elettroni non possono avere lo stesso set di numeri quantici, e l'equazione di Schrödinger per derivare la distribuzione quantistica di energia e velocità degli elettroni. Però
Dirac era arrivato tardi, Fermi l'aveva pubblicata 8 mesi prima, Dirac non lo sapeva, non c'era internet, i documenti, le riviste non giravano così facilmente. In ogni caso questa distribuzione si chiama distribuzione di Fermi-Dirac, ma Dirac l'ha sempre chiamata esclusivamente la distribuzione di Fermi, perché dice io sono arrivato dopo, anche se sono arrivato indipendentemente non ho diritto di, tant'è vero che le particelle, questo però è vero per tutti, che obbediscono alla distribuzione di Fermi-Dirac, che si applica a tutte le particelle con spin semintero, si chiamano fermioni, non Fermi-Diracchioni o chissà che cose, si chiamano fermioni. E questa distribuzione è importantissima perché spiega il comportamento degli elettroni nei metalli, nei semiconduttori, nei transistor e poi anche negli stati degeneri delle nane bianche e nelle stelle di neutroni. Le particelle con spin intero, siamo bosoni, obbediscono alla statistica di Bose-Einstein, sono diversi perché non obbediscono al principio di esclusione e spiegano la superconduttività dell'elio 4, mentre a livello classico c'è la distribuzione di Maxwell-Boltzmann che si applica però solo a gas poco densi, basse pressioni e temperature molto maggiori dello zero assoluto. E arriviamo al dottorato nel 1926. Grandi complimenti di Fowler, Eddington e Rutherford. Questa è la prima pagina. Noi che pensiamo adesso che uno qualunque in fondo a sinistra fa una tesi che è rilegata in oro, in marocchino rosso e così via, questo che sembra un compito in classe delle medie o del liceo, con le cose originali di Dirac, si trovano su internet tutto quanto, questo dice Quantum Mechanics by Paul-Adrien Maurice Dirac, St. John's College, e poi vi ho fotocopiato questo è l'indice, tutto scritto con la sua manina, c'è qualche errore, ma non è che uno lì potesse, cioè tira su 2 righe e basta, un'altra paginetta, qui parla dei Q numbers, e poi c'è una paginetta di calcolo che spaventa, comunque, ma sono 126 pagine. Bene, ottiene il dottorato, complimenti di tutti, e va a fare un anno sabbatico, dove nel cuore della meccanica quantistica del mondo, che peraltro è in Europa, a Copenaghen da Bohr e a Göttingen da Born e Heisenberg, Jordan e quella gente lì. Mentre è a Bohr, lui lavora comunque sempre da solo, comincia a lavorare alla teoria di campo quantizzata del fotone, quella cosa che si chiama QED, Quantum Electrodynamics, in cui particelle campo non sono più entità separate, ma sono un solo sistema che comprende l'energia dell'atomo, l'energia del campo e un fattore, il campo di radiazione si intende, un fattore di accoppiamento. In questo periodo c'è un altro aneddoto famoso su Dirac, chiamalo del suo candore. Bohr amava molto mettersi con i suoi giovani, c'era anche Heisenberg, e ragionare insieme con loro, magari scrivendo l'articolo, un pezzo di articolo insieme a loro. A un certo punto, un giorno lo fa con Dirac. Bohr aveva un po' l'abitudine di pensare ad alta voce, quindi di parlare, poi di fermarsi un po' di bofonchiare, un po' così. A un certo punto Dirac non ne può più, sta parlando a un premio Nobel, lui è un giovane postdoc, e gli dice, senti, a me hanno insegnato a scuola di non iniziare una frase se non so come finirla. Cioè, grazie. Grazie, avevo bisogno di lei, caro Dirac. In realtà, Bohr scrisse a Rutherford, disse, ma chi mi hai mandato? E vabbè. E allora Rutherford gli rispose, ti ho mandato uno che non parla ma pensa. Comunque. Poi va, per la seconda metà di questo anno sabbatico, va a Göttingen. A Göttingen conosce, Wigner, un nome che vi ritornerà, ma non vi dico perché, e Oppenheimer, che è quello che diventerà poi il capo di Los Alamos. Allora Oppenheimer lavorava a Berkeley, poi dopo andrò a Princeton. Personaggi caratterialmente diversissimi, Dirac e Oppenheimer, però divennero amici. E anche qui c'è un piccolo aneddoto, perché a un certo punto Dirac scopre che Oppenheimer, per suo diletto, scrive poesie. E Dirac ne resta sconvolto. E chiede a Oppenheimer, ma io non capisco come tu, che sei un fisico, possa scrivere poesie. Perché il compito della fisica e di dire in parole facili
qualcosa di molto difficile, mentre la poesia è un modo per dire cose semplici in maniera incomprensibile. Quindi era un modo di pensare. Dirac continua in ogni caso a lavorare da solo, sempre su questo tentativo di quantum electrodynamics. E nel 27 Heisenberg formula il principio di indeterminazione, che dice che non è possibile conoscere contemporaneamente coppie di variabili coniugate, tipo tempo ed energia, posizione e quantità di moto. Questo è il cuore del problema sulla causalità della meccanica quantistica. Non è solo il problema della probabilità sulla psi, ma è anche il problema dell'impossibilità di indeterminabilità di certe coppie di variabili. È da qui che nascono poi tutti, non i dissidi perché non sono tali, ma le discussioni con Einstein. Questo è assolutamente irriducibile in termini filosofici, è ontologico, cioè proprio della realtà e dell'oggetto in sé, non è epistemologico, non è dovuto alla teoria né al metodo della conoscenza. Nell'ottobre del 1927 Dirac è il più giovane invitato a Solvay, al convegno sulla meccanica quantistica. Chi era qui un mesetto fa, Luca Molinari, aveva quasi terminato la sua presentazione con questa foto. Dato che non ci ricordavamo nessuno chi è chi, io ci ho messo qualche nome, perché per cui questo è Dirac, questo è Einstein, questo è Lorentz, Madame Curie, Planck, Born, per stare in termini quantistici, Bohr, Fowler, il relatore di tesi, no, questo è Fowler, non quello, questo, Heisenberg, Pauli, De Broglie, e questo qua in basso, Compton lo vedremo dopo, Schrödinger, Ehrenfest, l'abbiamo già trovato, poi ce n'è altri. E qui è proprio dove Einstein manifesta i dubbi filosofici sulla meccanica quantistica e Bohr la difende, e di nuovo Dirac si dichiara non interessato, dice ciò che conta è trovare le equazioni giuste, interpretarle secondario. Essendo il più giovane invitato lì, magari poteva anche non dirlo, comunque è fatto così. Nel 1927 a novembre, un grande onore per Dirac, perché viene nominato fellow del St. John's College, un professore, però è ancora non permanente, non ha quella cosa che si chiama tenure, ha pochi doveri di insegnamento e tanto tempo per lavorare. Ha una stanza tutta sua, dove anche un servitore, e siede allo high table. Questa è la mensa, a quei tempi si intende, del St. John's. Gli studenti stanno qui, notate comunque la formalità, i docenti stanno là allo high table. Lui siede allo high table, altro piccolo aneddoto, un professore più anziano lì accanto, cercando quasi di fare un piacere, perché lui non parla praticamente, pensa che sia timido, e allora gli chiede qualche cosa connessa a una squadra di cricket. Lui si volta, Dirac, a questo più anziano professore, e dice, ma a lei interessa veramente sapere questo? Dopodiché la conversazione finisce, come ragionevole che sia. In ogni caso lui continua, sta nella sua cameretta e fa le sue ricerche. E nel 1927, proprio alla fine del 27, poi la pubblicherà all'inizio del 28, lui arriva all'equazione di Dirac, che è la sintesi delle sue riflessioni. Come ci arriva? Top down, come dicevamo. Lui parte da massimi principi, che però non bastano da soli, ma lui li usa come vincoli. Dice, spazio e tempo devono essere trattati in maniera analoga, questo è ovvio. È ovvio perché la realtà ristretta impone lo spazio-tempo tetradimensionale, quindi non ci può essere una differenza. Ovviamente per velocità molto minore della velocità della luce, v molto minore di c, bisogna che la nuova teoria si riconduca a quella di Heisenberg e di Schrödinger, che sono non relativistiche. Questa è già più tecnica, l'equazione d'onda deve essere lineare della derivata rispetto a t, derivata prima, perché altrimenti lo psi quadro darebbe probabilità negative che non hanno alcun senso. E poi mette dei criteri estetici che sono intuitivi per lui. L'equazione cercata deve essere semplice, boh, cosa vuol dire? Energia e quantità di moto devono comparire linearmente, non al quadrato né sotto radice, perché non si sa. E poi c'è un termine molto tecnico che si chiamano spinori, sono delle matrici che ha inventato Dirac stesso insieme a Pauli e che fanno sì che lo spin cambi di segno se sottoposto a una rotazione. Spin può essere solo più un mezzo meno un mezzo, deve cambiare di segno. Però tutto questo non basta.
E quindi c'è qualcosa di magico che nessuno sa e che porta all'equazione che lui pubblica in questa Proceedings of the Royal Society del 1 febbraio del 28, The Quantum Theory of the Electron, e questa è la sua equazione in una forma, insomma, questa equazione sembra anche più semplice di quello che è. Questo qui nasconde una sommatoria, gli indici ripetuti, questa è la radice di meno 1, i gamma sono le matrici di Dirac-Pauli, gli spinori, e vabbè. Ci sono delle convenzioni, in realtà quando si espandono le matrici hanno questa forma e quindi sono in realtà un sistema di quattro equazioni. Questa equazione gli porta immediatamente grande prestigio e ottime offerte di lavoro, che lui rifiuta. In particolare Compton, che è un premio Nobel del 1927, gli offre una professorship a Chicago, rifiutata. Manchester gli offre una cattedra di matematica applicata, rifiutata. Lui resta a Cambridge, dove gli danno qualche soldo in più, ma mica tanti, e una posizione ancora non permanente. Tutto è successo in questi 5 anni, quasi, diciamo. Perché in realtà l'equazione di Dirac contiene grossi problemi, come vedremo tra poco. Profondi dubbi sull'equazione di Dirac, che si ricompongono peraltro in un grande successo e arriva il Nobel. Ma i problemi sono tanti, come vediamo tra pochissimo. 5 anni, 28-33, 28 lui ha 26 anni, 33 ne ha 31. Il problema più grave dell'equazione di Dirac è che dà soluzioni con energia negativa. In meccanica classica si possono scartare, in meccanica quantistica no. Che cosa vuol dire energia negativa non lo sa nessuno. Sarebbe come un elettrone che passa da uno stato energia positiva a uno energia negativa emettendo un fotone di energia maggiore di quella originariamente dell'elettrone, proprio perché non va solo da qualunque cosa sia a zero, ma più quell'altro pezzetto. La cosa è così grave che grandi fisici, amici di Dirac come Bohr e Heisenberg, cominciano a pensare che l'equazione di Dirac sia sbagliata, che sia, insomma, è stato un colpo di fortuna, perché ovviamente hanno provato a verificare certe cose. Sì, ha funzionato, però con questo problema di energie negative non si sa mica come andare avanti. Poi c'è un altro problema che sarà comune a tante cose, che tormenterà Dirac per tutta la sua vita, è che l'equazione presenta degli infiniti, dei valori infiniti. I valori infiniti non sono fisici, e sono necessarie delle rinormalizzazioni. Le rinormalizzazioni sono delle procedure un po' artificiose che fanno sparire gli infiniti. Ne parleremo abbastanza andando avanti, e Dirac non li accetterà mai. Lui medita profondamente su questi problemi, ci sono i dubbi sull'equazione, gliel'hanno le energie negative, questo è il problema, gliel'hanno detto Bohr, Heisenberg, altra gente. E lui non ci dovrebbe dormire di notte, forse non ci dorme, non lo sappiamo, però si mette a fare il giro del mondo. Siamo nel 1928, non il giro del mondo come turista si intende, però allora prima va a girare i principali centri di studi quantistici in Europa, Copenaghen, Göttingen, Leida, dove c'era Ehrenfest. Poi per la prima volta va nell'Unione Sovietica, invitato da Kapitsa per un congresso, e conosce grandi fisici come Gamow, sovietici, Tam, che prenderà il Nobel nel 58 e che è stato il maestro di Sakharov, e Landau, un genio incredibile, che prende il Nobel nel 62. Non solo, ma alla fine del congresso si prende tempo per visitare Leningrado e Mosca e fare una crociera sul Volga fino a Stalingrado. Poi va negli Stati Uniti nel 29, ci va in nave ovviamente, visita colleghi a New York, a Madison, Wisconsin, in Iowa, Michigan, Princeton, all'osservatorio di Mount Wilson, e poi tiene lezioni a Berkeley, perché Oppenheimer a quei tempi era a Berkeley. E poi ama molto i treni e si mette a viaggiare in treno, ama i grandi paesaggi, le lunghe escursioni, va a Grand Canyon, a Yosemite, a Yellowstone, dove trova in agosto Heisenberg e soggiornano insieme in questo albergo bellissimo che c'è ancora, bisogna prenotarlo con grande anticipo, vicino a Old Faithful, che è quel geyser famosissimo.
Poi a metà agosto Dirac si imbarca per Tokyo da San Francisco con Heisenberg, con cui condivide la cabina ma non le riflessioni, perché uno dei motti di Dirac è ciascuno deve lavorare sui propri problemi. Nel crociera c'è anche un altro aneddoto, perché Heisenberg, che è più estroverso, queste traversate atlantiche c'erano anche feste, danze, e quindi Heisenberg ne approfittava per danzare con signore e signorine conosciute sul posto. Dirac non se ne parla proprio, e a un certo punto chiede a Heisenberg: ma perché danzi con queste? E fa: perché sono carine e simpatiche. E fa: ma come fai a definire che sono carine e simpatiche? Vabbè, anche questa conversazione finisce lì. Arrivano a Tokyo, dove sono attesi con grande attenzione giornalistica, perché sono comunque famosi. Arrivano, i giornalisti li attendono a Yokohama, e Heisenberg accetta di essere intervistato. Poi i giornalisti chiedono a Heisenberg: possiamo incontrare Dirac? E Heisenberg dice: no, ma non so niente. In realtà Dirac è accanto a lui guardandosi in giro, ma rispettoso del desiderio di Dirac, lui non lo dice ai giornalisti, che non lo conoscevano. Vengono trattati come VIPs, e poi alla fine dell'impero giapponese Dirac prende la nave, attraversa il mare del Giappone, prende la Transiberiana, va a Mosca, incontra Tam, va a Leningrado, vola a Berlino e prosegue via terra per Cambridge. Tutto questo mentre la sua equazione è attaccata da destra e da sinistra. E sono passati 2 anni. 1930, grandissimo onore, diventa fellow della Royal Society, è uno dei massimi onori scientifici. Allora c'erano 447 fellows della Royal Society, normalmente eletti tra i 40 e i 50 anni. E Dirac ne ha 28, non ancora compiuti. È qui che pubblica questo libro famosissimo, The Principle of Quantum Mechanics, considerato un trionfo da Bohr, da Einstein, da Pauli. Apparentemente 315 pagine, senza un indice, senza un grafico, senza, ma talmente bello. E poi nel 31 cosa fa? Si dedica ai monopoli magnetici. Questo signore Millikan, che ha già preso il Nobel nel 23, sperimentalmente trova che la carica si presenta solo in multipli interi della carica dell'elettrone. Dirac dimostra che se esisteresse nell'universo un solo monopolo magnetico, peraltro mai trovato neanche adesso, questo spiegherebbe perché la carica elettrica delle particelle si presenta solo in forma discreta. Non chiedete a me di spiegarvi perché. E siamo nel 31, l'equazione della fine del 27, inizio 28. E questo è il momento fondamentale, siamo nel 31. Dirac riesce finalmente, aveva fatto altre interpretazioni prima, vi ho risparmiato tutto quello di sbagliato che ha detto, vi dico solo quello che ha detto giusto alla fine, nel 31. Dirac ipotizza che il vuoto, signori, il vuoto, non l'aria qui, il vuoto, non sia vuoto, ma sia un mare infinito, detto il mare di Dirac, pieno di elettroni e energia negativa. Pieno, può essere pieno, perché gli elettroni obbediscono al principio di esclusione di Pauli, e quindi se è completamente pieno non c'è spazio per niente. Questa schematizzazione mostra gli elettroni a energia positiva, qui non sono tutte piene, non sono riempite le posizioni, e questo è il mare di Dirac, tutti gli elettroni a energia negativa completamente pieno. Questo gap pari a 2mc quadro è la massa a riposo dell'elettrone, mc quadro, massa elettrone, superficiale della luce, al quadrato, questione di Einstein, poi 2 volte perché c'è la parte negativa, energia a riposo, relatività ristretta. Se un elettrone con energia negativa fa un salto quantico, passando energia positiva, lascia una buca o lacuna nel mare energia negativa. Questo. Un elettrone energia negativa va su, resta un buco, il buco ha un segno più. E Dirac scrive questo: una buca sarebbe un nuovo tipo di particella sconosciuta ai fisici sperimentali, che ha la stessa massa e la carica opposta di un elettrone. Potremmo chiamare questa particella un antielettrone, poi verrà chiamato positrone più avanti. Questa è l'antimateria.
Si conoscevano allora due particelle, ricordiamoci, l'elettrone e il protone. Il neutrone sarà scoperto nel 1932. Il positrone è osservato nel 1932 da Anderson, prenderà il Nobel nel 1936, nei raggi cosmici. In questa lastra qui vede il positrone entrante che ha questa curvatura per via della deflessione dei campi magnetici. Anderson non sapeva della teoria di Dirac. Se qualcuno pensa che l'antimateria sia una roba di fantascienza, sappiate che nei migliori ospedali c'è una macchina come questa, e la tomografia a emissione di positroni, cioè si usano veramente i positroni per sondare, in particolare per il cervello e così via. Non vi do i dettagli scritti qui di che come si fa, di come vengono iniettate queste cose, però l'antimateria esiste ed è usata. Nel 1932, anche qui massimo onore, Dirac è nominato Lucasian Professor, è la cattedra più importante di tutta la Gran Bretagna, è la cattedra che fu di Newton, lì nacque. Dirac, per non essere infastidito dalle congratulazioni, sparisce da Cambridge. Peraltro il suo stipendio passa da 150 sterline all'anno a 1200 sterline, ma comunque lui aveva già rifiutato l'anno prima $10,000 da Princeton, perché a lui non gli interessavano queste cose, e peraltro, sollecitato dalla madre, manda i soldi perché sua sorella Betty possa andare all'università, perché il padre, avarissimo come sempre, dice: ma non vale mica investire su quella scema lì. Quindi, ed ecco, il 9 novembre del 33 riceve la telefonata da Stoccolma che gli annuncia il Nobel. Come reagisce Dirac al Nobel? Va da Rutherford e dice: io lo rifiuto, perché sennò i giornalisti mi rompono l'anima. Rutherford gli dice: guarda che se tu rifiuti sarai tormentato ancora di più dai giornalisti che ti chiederanno perché. E allora dice: vabbè, allora lo prendo. E questo, l'8 dicembre del 33, alla stazione di Stoccolma, abbiamo da sinistra la mamma di Heisenberg, la moglie di Schrödinger, la mamma di Dirac, Dirac, Heisenberg e Schrödinger. Heisenberg e Dirac erano un po' giovani per essere sposati e quindi avevano portato la mamma a Stoccolma per il Nobel. Schrödinger, che era un tipo particolare, non vale la pena di entrarci troppo, oltre a questa moglie ne aveva anche un'altra, con cui viveva More Uxorio, con entrambi a conoscenza della cosa, gli andava benissimo. È un'altra storia. Il 10 dicembre del 33 ricevono il Nobel, Heisenberg per il 32 e Dirac e Schrödinger per il 33. Ok, questo è stato il culmine, il massimo. Ovviamente lui farà un sacco di altre cose belle, però vedremo, in anni meno fruttiferi per la fisica teorica. Dirac stesso dichiarò ad Heisenberg che la vita creativa di un fisico finisce a 30 anni e Dirac ne aveva ormai 31. Cosa fa di questi tempi? Ma nel 34 studia teoricamente la separazione isotopica gassosa. Perché fa questa roba? Semplicemente perché gliel'ha chiesto Rutherford, che studiava queste robe in laboratorio. È una cosa che diventerà molto importante quando ci sarà da fare la bomba atomica, perché la separazione dell'uranio 235 e 238 è molto rilevante, è una delle maniere, non è l'unico modo, e comunque lui si è occupato solo di teoria. Del 34 va a Princeton, dove studia matematiche non euclidee, quelle di questo signore qui, De Sitter, perché Dirac cercava di applicare lo spazio-tempo non euclideo di De Sitter in vista di un lavoro sulla relatività generale. E mentre è a Princeton conosce Lemaître, questo famoso abate gesuita che aveva riconosciuto nel redshift delle galassie, lo spostamento verso il rosso, questo atomo primordiale che fu il precursore del Big Bang, che poi fu dimostrato successivamente. L'incontro con Lemaître rinnova in Dirac gli interessi cosmologici. Vi prego di ricordare l'anno 1934, tornerà a galla tra un po' più avanti, solo che adesso per seguire la logica vado avanti di qualche anno, poi tornerò al 34.
Nel 1934 Kapitsa è trattenuto in Unione Sovietica. L'Unione Sovietica decide che basta, tu studia quello che vuoi, ma non puoi più farlo a Cambridge. Molti fisici nel mondo si attivano per cercare di, tra virgolette, liberare Kapitsa, che non è che l'hanno messo in galera, solo detto lavori, ma lavori a Mosca. Anche Dirac ci prova, ma non riesce a ottenere nulla. Peraltro Kapitsa manterrà le collaborazioni, però stando là. Dirac continua ad andare in Unione Sovietica nel 35, nel 36, qui lo vediamo a un congresso a Kazan, Dirac è quello là. Vedete Lenin, non so dire chi sia questa. E fa anche spedizioni nel Caucaso. Nel 36 scala addirittura l'Elbrus, che è la montagna più alta del Caucaso, 5640 metri. Ce la fa, ma al limite delle forze, non ci riproverà mai più. Nel 36 muore suo padre, mentre dirà che in Unione Sovietica lui peraltro corre al funerale, torna appena in tempo. Dal 37 al 39 ancora difficoltà a fare grandi scoperte, cioè non ce n'è in realtà. Infatti Dirac dice: qualche anno fa era facile anche per un fisico di secondo livello fare lavori di primo livello, adesso neanche un fisico di primo livello riesce a fare lavori di secondo livello. Lui era anche però con standard molto elevati nel definire che cosa. La situazione politica, vedete, siamo alle soglie della Seconda Guerra Mondiale, sta peggiorando, però Dirac reagisce in modi molto diversi, è preoccupato per il nazismo, visto che comincia a ricevere a casa sua ebrei che lasciano l'Europa continentale, però mantiene simpatie per l'Unione Sovietica, crede che quello che si dice su Stalin siano esagerazioni, pubblica su sollecitazione di Kapitsa articoli nel bollettino dell'Accademia Sovietica delle Scienze, vorrebbe tornare in Unione Sovietica per le vacanze, ma il Foreign Office inglese dice: i treni britannici non possono andarci, e neanche tu. E adesso torniamo al 34. Vi ricordate, nel 34 era Princeton, Dirac. Ma pensa te, corteggiamento, nozze, prima vita matrimoniale, dopo tutto quello che abbiamo detto di lui. Allora, non c'è notizia di interessi femminili da parte di Dirac fino al settembre del 34. Settembre 34, cosa succede? Dirac è a Princeton, entra in un ristorante, vede Wigner, vi ricordate, l'aveva conosciuto a Göttingen, è seduto con una donna, sua sorella, e Wigner gliela presenta. Questa è lei, questo è lui. I Wigner, Margit Wigner, i Wigner sono ebrei ungheresi convertiti al luteranesimo, molto benestanti. Margit è una socialite estroversa, impetuosa, con un passato complicato. A 19 anni, per lasciare la famiglia dove si sente meno bella di sua sorella e meno intelligente di suo fratello, beh, visto che suo fratello prenderà un Nobel, non è difficile sentirsi meno intelligenti di Wigner, però si sposa con l'uomo sbagliato, ha due figli e divorzia dopo 8 anni di matrimonio. Lei ama le arti, la musica e il cinema e si dichiara uno zero scientifico. Dirà che è un premio Nobel, introverso spartano che porta sempre lo stesso vestito, forse l'avete già notato anche voi. Lei comincia a fargli la corte, ma chissà. Allora lui si lascia trascinare da lei al cinema e a qualche concerto, lei gli raccomanda dei libri e lo accompagna a Princeton, da Princeton a New York City, 1 ora e mezza di treno, a comprarsi un cappotto. Lui se lo terrà fino alla morte, non perché è particolarmente affezionato, ma perché gli va bene, che bisogno c'è di cambiarlo. Lei torna a Budapest dai figli e gli scrive tutte le settimane e lui le risponde: ho paura che non posso scriverti lettere così belle perché i miei sentimenti sono molto deboli e la mia vita è concentrata sui fatti e non sui sentimenti. Lei lo bombarda di domande sulla sua vita a Princeton e lui risponde: dovresti pensare meno a me e prendere più interesse nella tua vita e nella gente intorno a te, io sono molto diverso da te. Non saprei dire per colpa dell'inglese se lui gli dà del lei o del tu, perché purtroppo in inglese you e you non riesco a dire. E le cose vanno avanti, dal 34, sembra il 35, lei gli scrive
e si lamenta che lui non risponde a tutte le sue domande. Lui riprende tutte le lettere, le numera, le cataloga, segna le domande e risponde così. Per esempio, lettera numero 5, domanda: che cosa mi fa così triste? Risposta: non hai abbastanza interessi. Lettera 5, domanda: chi altri potrei amare? Risposta: non dovresti aspettarti una risposta da me. Domanda: lo sai che vorrei tanto vederti? Sì, ma non posso farci niente. Sai come mi sento? Non proprio, cambi così in fretta. C'erano sentimenti per me? Sì, alcuni. Beh, qualche speranziella te la lasciamo, no? Lei prova a scrivere più audacemente e lui risponde: dovresti sapere che io non sono innamorato di te. Sarebbe sbagliato che io fingessi di esserlo. Dato che non sono mai stato innamorato di nessuno, non posso capire questi sentimenti. Mamma mia. 35-36. Eppure si rivedono ogni tanto. Dirac, tornando dalla Russia, passa una settimana a Budapest con Margit e i suoi figli. Lei vive in un appartamento bellissimo nel palazzo che appartenne all'arciduca Federico. Non sembrerebbe l'ambiente per lui, però si trova bene e al ritorno le scrive: sento la tua mancanza. Ma non c'è ancora un impegno. Dirac passa le feste di Natale 35 in Austria e in Ungheria con Margit e i figli, torna brevemente a Budapest per la Pasqua del 36. Ma Dirac teme veramente di essere geneticamente inadatto a formare una famiglia per i geni ricevuti da suo padre che rese infelice la sua famiglia. Ma veramente pensava a questo. Però a dicembre del 36 Margit passa da Southampton andando dal fratello a Princeton e Dirac incredibilmente dice: mi vuoi sposare? Immediatamente lei, paf, è ovvio che sì. E si sposano con rito civile il 2 gennaio del 37. Breve luna di miele, lei torna a Budapest, poi a maggio comprano casa a Cambridge, i figli di lei vanno a Cambridge e Dirac li considera veramente figli suoi, sempre con la massima delle attenzioni, pari alle due figlie di entrambi che nascono dopo, Mary Elizabeth e Florence Monica. Però Margit non è contenta a Cambridge, perché è un ambiente maschilista, di snob intellettuali che le fanno pesare che non è laureata, le manca la vita brillante di Budapest, non è laureata anche perché si è sposata a 19 anni, avrebbe voluto che Dirac avesse accettato l'offerta fattagli da Princeton. E poi scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Durante la Seconda Guerra Mondiale loro restano a Cambridge, Dirac non vuole lavorare per la bomba, ma non ne fa un grande discorso, semplicemente dice no. Cambridge è bombardata dal 41 al 43, lui sta in famiglia, nasce Mary nel 40, Monica nel 42, qui lo si vede insieme a Pauli e a Peierls, che tra l'altro era il capo del progetto nucleare britannico finché non venne assorbito in Los Alamos. Dirac solo continua a lavorare sulla separazione isotopica, ma a livello teorico. Oppenheimer diventa il capo di Los Alamos, invita Dirac e Dirac dice: no grazie, non vengo. 46-57. A questo punto Dirac esce proprio da quello che chiamiamo il mainstream, cioè il flusso principale delle ricerche di meccanica quantistica, segue i suoi interessi. L'elettrodinamica quantistica, la quantum electrodynamics, passa in queste mani: Feynman, Schwinger, Tomonaga, Dyson, tre di questi prenderanno il Nobel per quello che hanno fatto. Freeman Dyson chiede a Dirac un parere su quello che loro hanno fatto nella nuova meccanica quantistica. La risposta di Dirac è molto Dirac. Avrei potuto pensare che le nuove idee fossero corrette se non fossero così brutte. Brutte, matematicamente brutte, per il bisogno di rinormalizzazioni, cioè di artifici per fare sparire degli infiniti. Dirac focalizza la ricerca su interessi personali, di nuovo monopoli magnetici, combinare la relatività ristretta all'approccio di Hamilton nella teoria del moto, Hamilton è meccanica classicissima, e sempre questo tentativo di evitare le rinormalizzazioni. Lui continua a cercare una hamiltoniana cosiddetta che consenta di evitare le
rinormalizzazioni. E nel frattempo lavora per, si adopera a favore di amici che stima. Vuole riabilitare Heisenberg, perché Heisenberg, che aveva lavorato per la bomba di Hitler, è stato arrestato dagli inglesi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è stato anche ostracizzato per un po' dai fisici per il suo ruolo. Lui non era un nazista, però è innegabile che ha lavorato per la bomba, che per fortuna Hitler non ha fatto, insomma. Poi fare sì che Schrödinger sia eletto nella Royal Society, diventi un fellow anche lui, e poi si è adoperato perché, cioè, segnalava Kapitza per il Nobel, ma ci vorranno molti anni. La vita di Paul e Margaret tra Cambridge e Princeton. La vita a Cambridge dopo la guerra peggiora, ci sono ancora molte restrizioni, razionamenti, eccetera, e poi molti amici sono andati negli Stati Uniti e Margaret è particolarmente infelice lì. E anche Dirac si infastidisce quando a Cambridge decidono di costituire il Dipartimento di Matematica e Fisica Teorica guidato da questo signore, Batchelor, che non è che sia stato sto grande fisico. Dirac era più che altro un organizzatore, un manager, e Dirac dice, ma meglio che lavoro da casa. E poi fanno frequentemente sabbatici a Princeton da Oppenheimer. Oppenheimer aveva lasciato Berkeley ed era diventato il capo dell'Institute for Advanced Study a Princeton. Margaret a Princeton è felice, l'ambiente è vivace, ci sono eventi mondani, le donne non sono escluse da nulla, e Margaret è apprezzata per se stessa e non solo come la moglie di Dirac. Altro aneddoto, Dirac aveva l'abitudine di presentare la moglie a persone, non come questa è mia moglie, ma questa è la sorella di Wigner. Non lo so perché, gli piaceva così. Per i fisici certamente Wigner significava molto, però anche Dirac. Dirac rifiuta il cavalierato. Dirac non amava i titoli onorifici. Già negli anni 30 aveva rifiutato una laurea honoris causa dall'Università di Bristol, perché diceva che le lauree non sono regali, ma sono competenze e qualifiche. Tu mi regali una laurea e io chi sono? Ne so quanto prima. Perciò la sua risposta è sempre stata, mi dispiace no, regretfully no. A un certo punto gli offrono proprio il cavalierato, knighthood, ma lui dice no way, perché non avrebbe sopportato di essere chiamato Sir Paul, preferiva continuare a essere chiamato Mr. Dirac. Ed inoltre non accettava che il cavalierato fosse dato a celebrities, gente dello spettacolo o ad atleti. Dice, io con quella gente lì non ho niente a che vedere. Ma Margaret non era contenta, perché lei avrebbe amato di essere chiamata Lady Dirac. È andata così, lui ha detto di no. Durante la caccia alle streghe del maccartismo, gli Stati Uniti rifiutano il visto a Dirac per andare a Princeton once again, ancora una volta. Molti fisici protestano e alla fine gli Stati Uniti glielo danno, ma nel frattempo Dirac ha deciso, ma quasi quasi vado in India. E allora è stato invitato da questo signore, Homi Bhabha, che diventò il capo del progetto nucleare indiano, e peraltro morì in un incidente aereo sulle Alpi nel 1966, un aereo che cadde lì. Comunque è ricevuto in India con tutti gli onori Dirac, ed è ricevuto anche da Nehru. Vi ricordate, il primo presidente dell'India indipendente, visto che Gandhi non aveva voluto esserlo. Nehru lo riceve il 12 gennaio del 55 e gli chiede se ha dei suggerimenti per l'India. E Dirac gli dice, sì, una lingua comune, preferibilmente l'inglese, beh loro hanno scelto lo Hindi, pace con il Pakistan, non ci sono ancora riusciti, e un sistema metrico. Beh, non si può negare però che avesse delle idee giuste, cioè sembra una persona assolutamente teorica, lontana dal mondo, ma oggettivamente l'India aveva bisogno di quello. L'unica discussione, forse l'inglese non era proprio il caso, anche se in realtà ancora oggi è più la lingua veicolare, è più l'inglese che la Hindi. Però in India Dirac si ammala di itterizia, finisce in ospedale, ritorno a Cambridge via Canada, sarà una cosa molto terribile. Ultimi anni a Cambridge nel predominio sperimentale. La fisica negli anni 50 e 60, la fisica sperimentale fa grandi passi avanti, soprattutto con i raggi cosmici, si scoprono grandi quantità di particelle elementari, non è più la fisica teorica che guida, ma la fisica sperimentale. Questo a Dirac non va bene per niente, e lui continua a cercare una soluzione senza rinormalizzazioni dell'interazione elettrone-fotone, quindi l'elettrodinamica quantistica. Pubblica poco, i suoi lavori sono fuori, diciamo, dal mainstream, però intuisce, pur
senza provare l'invarianza di gauge e la non necessità delle simmetrie spazio-temporali e di parità nelle interazioni deboli. Anni 60 pensano sempre di più di lasciare Cambridge. Cambridge è sempre molto rispettosa verso Dirac, ma ha meno interesse in lui. Lei vuole andarsene, idealmente per gli Stati Uniti. Ma dove? Non sono più gli anni di gloria né per Dirac né per Oppenheimer. Tra l'altro Oppenheimer morirà di lì a poco. Il 30 settembre del 69 è l'ultimo giorno come Lucasian Professor. Va in pensione. E tra le mille offerte che ha fuori da Cambridge per gli Stati Uniti, nonostante che l'FBI, abbia quella di J. Edgar Hoover, abbia aperto fascicoli contro di lui e contro Margit perché avevano parlato contro il Vietnam, alla fine decide Florida State, a Tallahassee, dove diventa Visiting Eminent Professor. Partendo da Cambridge, un giornalista gli chiede: ma è contento di partire? Lui indica Margit e dice: lei lo è, e questa è la ragione per cui andiamo, io sarei rimasto. Negli Stati Uniti, Florida State gli chiede molto poco, nessuna lezione, seguire qualche studente di PhD se ne ha voglia, solo incontrare qualche personalità di passaggio. Nel 73 accetta di dare una serie di lezioni di relatività generale. Alla prima lezione ci sono solo posti in piedi, ma pochissimi reggono fino alla fine il suo rigore matematico. Lui ripete il corso fino al 1980. Hanno tanto tempo libero e viaggiano, visitano grandi università, centri di ricerca, tra cui il CERN, centri di conferenze, tra cui ERICE. Perché questo? Negli anni 70 accetta un'onorificenza. Nel 73 accetta la più alta onorificenza civile britannica, l'Order of Merit, che solo 24 persone possono avere contemporaneamente. Ed è portato in Rolls Royce a Buckingham Palace per essere ricevuto in colloquio privato da Elisabetta. Ed inoltre negli anni 70 ha vari colloqui con Giovanni Paolo II nella sede della Pontificia Accademia delle Scienze, di cui è membro dal 61, l'anno dopo l'elezione a presidente di Georges Lemaître, che lui aveva conosciuto a Princeton tanti anni prima. Nell'83, che è un po' l'inizio della fine, la sua salute peggiora drasticamente per problemi renali, operato con successo ma molto debilitato, e in questo stato scrive il suo ultimo articolo sull'inadeguatezza della teoria di campo quantistica, fedele fino all'ultimo al suo rifiuto di teorie che considera incomplete e non eleganti. Queste sono frasi sue. Sono molto insoddisfatto della situazione perché le cosiddette buone teorie comprendono trascurare infiniti che appaiono nelle equazioni. Una matematica sensata può trascurare una quantità quando è piccola, ma non la si può trascurare quando è infinitamente grande solo perché non la vuoi. E poi dice: le regole di rinormalizzazione danno sorprendentemente un accordo molto buono con gli esperimenti. Molti fisici, la maggior parte dei fisici, dicono che queste regole operative sono pertanto corrette, ma io non credo che questa sia una ragione sufficiente. Il fatto che i risultati appaiono in accordo con le osservazioni non prova che una teoria è corretta. E muore il 20 ottobre dell'84. Questa è la tomba a Tallahassee, sua e della moglie. La moglie è morta 18 anni dopo. Secondo le regole britanniche, Dirac dovrebbe essere commemorato a Westminster Abbey 10 anni dopo la morte, ma la Church of England non è d'accordo per via del suo ateismo pur ammorbidito negli anni. Ma grandi accademici britannici e il fatto che Dirac fu accolto nella Pontificia Accademia delle Scienze ammorbidiscono la Church of England, per cui Dirac sarà commemorato in effetti con più di un anno di ritardo il 13 novembre del 95, e la commemorazione sarà fatta da Stephen Hawking, che parla già con il suo sintetizzatore vocale. Perché mi fai così? Ecco.
E questa è la placca di Dirac a Westminster Abbey, vicino alla tomba di Newton e poco lontano da Darwin. Nascita, morte, fisico, la sua equazione, in una forma molto molto sintetica. Conclusioni e siamo alla fine. Steven Weinberg, Nobel 79, dice: Dirac diceva ai suoi studenti che non dovrebbero preoccuparsi del significato delle equazioni, ma solo della loro bellezza. Questo consiglio era buono solo per i fisici che avevano un senso così profondo della bellezza matematica che potevano basarsi su di essa per vedere avanti. Non ci sono stati molti fisici così, forse solo Dirac. Freeman Dyson dice: le sue grandi scoperte sono come statue di marmo perfettamente scolpite che cadevano dal cielo una dopo l'altra. Sembrava in grado di intuire leggi della natura da attraverso puro pensiero, e fu questa purezza che lo rese unico. E che cosa abbiamo imparato noi? Ma se abbiamo la sensazione di aver capito poco della meccanica quantistica, possiamo consolarci con queste citazioni di Dirac stesso. Le nuove teorie quantistiche sono basate su concetti fisici che non possono essere espresse in parole in nessun modo. Quindi sono salvo anch'io. Trarre un'immagine del mondo quantistico è come un cieco che cerca di percepire un fiocco di neve, un tocco ed è svanito. Finito. Qui però un po' di bibliografia, se volete leggere. Questo libro, La bellezza come metodo, raccoglie, è di Dirac, raccoglie in realtà vari brevi saggi suoi. Il libro è piccolo e i saggi sono per lo più corti, anche una decina di pagine. Io ho trovato molto bello Hopes and Fears, anche facile da leggere, ma non sono difficili. L'influsso, l'influenza di Einstein sulla fisica, la prova del tempo. E poi c'è questa, che è una micro autobiografia, la mia vita come fisico, la bellezza come metodo. Questa è la biografia ufficiale di Dirac, scritto dal suo biografo ufficiale, questo signore che si chiama Graham Farmelow, in inglese The Strangest Man, l'uomo più strano del mondo, in effetti, abbastanza. Questo è un altro libro, It Must Be Beautiful, grandi equazioni della fisica moderna. Ce n'è uno su Dirac che si chiama A Piece of Magic, scritto da Frank Wilczek, che poi ha preso il Nobel, non per quell'articolo lì si intende. Poi ovviamente su Wikipedia e sul sito del Nobel. E poi si trovano su YouTube, queste sono conferenze di Dirac in persona che parla. Non sono facilissime, però li trovate facilmente. Paul Dirac, quando su YouTube vi appaiono elettroni e il vuoto, questo è particolarmente bello, i fondamenti della meccanica quantistica, onde gravitazionali, queste sono un po' più strane, questa è una sua teoria sui grandi numeri, e questa è un'altra abbastanza bella, fatti fondamentali, cioè, e pregiudizi in fisica. Penso di avere proprio finito, vi ringrazio.